Vi presento Gianluca Corrado, candidato sindaco di Milano per il Movimento 5 Stelle. Buonasera Corrado. Buonasera. Benvenuto. Allora, per prima cosa, ci dice in breve perché i milanesi dovrebbero votare per lei? Perché il Movimento 5 Stelle di Milano ha una visione di questa città che guarda al futuro. Vuole sì che Milano rimanga all'apice tra tutte le città internazionali, ma vuole anche che la qualità della vita sia la prima priorità per chi l'amministra. Senta, la sua candidatura è nata un po' travagliata, diciamo, terza alle comunarie, dietro la Bedori, che però poi si è ritirata, anche il secondo arrivato ha rinunciato, poi i vertici del partito hanno fatto un referendum online e è uscito lei. Allora, avete un po' di difficoltà a individuare le persone giuste? Ognuno è uguale agli altri? Ma no, siamo estremamente coraggiosi nelle nostre scelte. Io sono passato da 3 livelli di selezione. Mi sento un portavoce estremamente forte. Sono arrivato da terzo alle nostre comunarie cartacee, poi sono stato scelto dall'assemblea e poi successivamente sono stato confermato online. E allora più di questo, diciamo, una scelta molto coraggiosa ed è sarà la nostra capolista, quindi non le voglio rubare tempo all'esposizione dei programmi. Allora, cosa la distingue dagli altri candidati? Mi distingue il fatto che io sono un cittadino prestato alla politica. Il movimento è l'unica forza libera. I partiti, abbiamo ben visto quali finanziatori ascoltano e come decidono se approvare o meno una legge. Non sono liberi, noi lavoriamo solo nell'interesse dei cittadini. Se vince, qual è la prima cosa che farà da sindaco? Contrattare con le Ferrovie dello Stato una nuova destinazione d'uso per l'ex Scalo Farini. Noi vogliamo che diventi il Central Park milanese. E questa è una bella idea sicuramente. Che idea di città ha e con quali risorse intende portarla avanti? Abbiamo un'idea di città che guardi al futuro ma che sia estremamente ecosostenibile. Una delle prime cose che vogliamo fare è asservire i sistemi semaforici alla mobilità pubblica per favorire i mezzi pubblici e senza sostanzialmente costi renderli molto più efficienti e preferirli alle auto private, così da fornire ai milanesi uno strumento veramente efficiente che possa aiutarci a combattere l'inquinamento atmosferico che a Milano importa oltre 5.500 morti premature ogni anno. Allora, ci dica dal suo punto di vista qual è il maggior problema di Milano oggi e di chi è colpa? Due sono i maggiori problemi di Milano. Uno è l'inquinamento atmosferico che ho già segnalato, il secondo è lo stato di degrado delle periferie. La responsabilità è una scelta ben precisa della politica che sino oggi ci ha governato, che ha avuto una visione monocentrica di Milano. Si è occupata della zona 1 ma ha lasciato sempre nel maggior degrado le periferie milanesi. Noi dobbiamo ripartire da lì. Senta Corrado, oggi è stato a Milano il Presidente del Consiglio, ha parlato molto nettamente della città, ma anche nei giorni scorsi voi del Movimento 5 Stelle vi ha definiti dei cocco pro della Casaleggio e associati. Cosa risponde? Questa cosa detta da chi si è autonominato sovrano del Partito Democratico e da chi, a mio avviso, ha un contratto a tempo indeterminato con i lobbisti che decidono cosa deve o non deve fare, rasenta veramente il ridicolo. Senta, lei sa che il tema delle amministrative per i 5 Stelle è parecchio scottante. E voi avete avuto problemi recentemente con i casi di Quarto, di Livorno, di Parma. Quando poi si va sul campo la politica è più difficile di quando la si espone per ideali o per valori. Si sente pronto a questa prova? È indubbia questa considerazione, mi sento assolutamente pronto. Senta, come valuta il diverso atteggiamento che il suo partito ha avuto nei confronti del sindaco di Livorno e di quello di Parma? Lei da che parte starebbe? Ma mi sembra che sia, io non ho ovviamente una visione diretta delle due vicende, però per quanto ne so mi sembra che si tratti di due vicende molto diverse. Da un lato abbiamo il sindaco di Livorno che ha fatto una scelta per tutelare sostanzialmente i lavoratori di una partecipata e ha subito reso nota questa situazione, e dall'altra parte abbiamo un altro sindaco che non si è ben capito cosa ha fatto e soprattutto che non lo ha lui reso noto. Giudizi diversi su situazioni diverse. Grazie Gianluca Corrado.